Ma cosa è successo dopo la Virtual Safety Car? Come ha fatto Verstappen a avvicinarsi a Leclerc e a stare sotto il secondo? Ma soprattutto come ha fatto Sainz a perdere così tanto dalla coppia Leclerc-Verstappen? In questo video post-GP della gara della Formula 1 a Jeddah andremo a rispondere a questa e tante altre domande. Ma chi secondo voi la spunterà in Australia? Quale sarà il podio, la top 3 a Melbourne? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Questo video l'ho diviso in tre punti. Nel primo punto analizzeremo l'utilizzo della Virtual Safety Car, andremo a vedere anche le telemetrie, il confronto tra Red Bull e Ferrari e andiamo a analizzare in particolare la gara di Leclerc e Verstappen. Nel secondo punto andremo a analizzare la gara per intero, mentre nel terzo punto vi dico alcune cose che non mi sono piaciute in gara e che secondo me potrebbero essere migliorate. Complimenti a tutti quelli che hanno azzeccato il pronostico della gara, trovate tutti i ringraziamenti in descrizione. Ma ora iniziamo subito con il video. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Ho visto tante persone che hanno criticato la Virtual Safety Car e come è stata utilizzata ieri. Infatti possiamo dire che la Virtual Safety Car ha cambiato un po' le sorti della gara. Però attenzione, questa è una cosa che succede da sempre con l'utilizzo della Virtual Safety Car. Va ad avvantaggiare alcuni e va a svantaggiare altri. In che modo? Ora ve lo spiego subito. La Virtual Safety Car è utilizzata al posto della Safety Car in situazioni in cui c'è un incidente meno pericoloso e quindi i piloti possono rimanere in pista e correre a una velocità limitata. I piloti devono rispettare un delta time, quindi i distacchi non vengono annullati come succede invece con la Safety Car. Quando viene tolta la Virtual Safety Car, alcuni piloti possono sfruttare meglio la ripartenza rispetto ad altri, a seconda di quando tolgono la Virtual Safety Car e dove è posizionato il pilota alla ripartenza. Per esempio, nel caso di Jeddah, se tolgono la Virtual Safety Car all'ultima curva e i piloti davanti si trovano lì in quel momento, potranno sfruttarla maggiormente a loro vantaggio rispetto ai piloti dietro. Quindi la perdita dei piloti dietro sarà maggiore rispetto alla perdita dei piloti davanti. Questo per dire che la Virtual Safety Car va molto a fortuna. In base a quando tolgono la Virtual Safety Car, alcuni piloti possono sfruttarla maggiormente a loro favore. Questo è quello che è successo tra Leclerc e Verstappen. E questo ha un po' determinato la gara, perché dopo Verstappen è riuscito a rimanere sotto il secondo con Leclerc e grazie alla power unit e anche alla velocità massima della Red Bull, Verstappen è riuscito a rimanere in zona DRS con Leclerc e poi a passarlo e riuscire a vincere. Leclerc fino a prima della Virtual Safety Car riusciva a gestire il distacco e stare al di fuori della zona del DRS con Verstappen, che era fondamentale per la Ferrari. La Ferrari a Jeddah aveva una configurazione molto aerodinamica rispetto anche a tutti gli altri team, infatti riusciva a guadagnare tantissimo nel primo settore ma perdeva poi nel secondo e terzo settore. E una volta che Verstappen è arrivato in zona DRS non c'era nulla da fare per Leclerc, era impossibile difendersi. Peccato, perché senza quella Virtual Safety Car probabilmente Leclerc avrebbe vinto, perché riusciva a gestire il distacco sul secondo e mezzo con Verstappen. Però a volte le gare vanno così, la Virtual Safety Car ha avvantaggiato Verstappen in questo momento, ma altre volte potrà avvantaggiare Leclerc. Mentre per quanto riguarda il distacco tra Verstappen e Sainz, prima e dopo la Virtual Safety Car, beh, c'è stato un gran vantaggio a favore di Verstappen. Infatti prima della Virtual Safety Car il distacco era 4 secondi e 9, mentre dopo la Virtual Safety Car il distacco con Verstappen era 8 secondi e 4. Quindi Sainz ha perso 3 secondi e mezzo a causa della Virtual Safety Car. E anche qui sono d'accordo che Sainz ha perso un'eternità e non è giusto, perché la Virtual Safety Car nasce per tenere invariati gli stacchi e perdere 3 secondi e mezzo può cambiare tutto in una gara, può farti anche perdere la gara. Quindi è inaccettabile che la Virtual Safety Car cambi così tanto gli stacchi da prima a dopo, e ha perso troppo su Verstappen. Quindi io penso che la Virtual Safety Car in una pista come Jeddah non sia funzionale. In altre piste funziona bene la Virtual Safety Car, perché il problema in Jeddah è che si arriva a velocità molto alte anche prima del rettilineo, mentre in altre piste dove ci sono più curve prima del rettilineo principale, allora lì la Virtual Safety Car ha molto più senso e i piloti vanno a perdere di meno. È difficile cambiare il sistema di Virtual Safety Car, perché non puoi fare un pit limiter, perché i freni si raffreddano troppo. Se tu metti una velocità per esempio 150 km/h per tutti, il motore si raffredda troppo, le gomme si raffreddano troppo e appunto i freni si raffreddano troppo. Potevi dare la safety car ma vai a annullare gli stacchi, quindi è difficile trovare una soluzione definitiva in questi scenari. Comunque, al di là di questo, andiamo a analizzare ora la telemetria tra Red Bull e Ferrari, dove guadagnava Red Bull, dove guadagnava Ferrari. Questa è la telemetria delle qualifiche, la differenza tra Perez e Leclerc. Perez in pole position 1:28.2, mentre Leclerc 1:28.225, 25 millesimi dietro a Perez. Come si può notare dalla grafica, la Ferrari perdeva tantissimo sul rettilineo e nella top speed. La Ferrari era molto carica di aerodinamica, mentre la Red Bull era molto più scarica, sia sull'ala anteriore che l'ala posteriore. La Red Bull aveva molto sovrasterzo nelle prime due curve, in particolare abbiamo visto anche in gara Verstappen fare molti traversi lì, però riusciva a essere molto molto forte in fase di sorpasso. Questo l'abbiamo visto anche durante la gara. Quindi nelle curve lente, nelle curve veloci, la Ferrari riusciva a guadagnare qualcosa. Sugli allunghi Red Bull riusciva
riusciva a guadagnare. In trazione Ferrari era migliore rispetto a Red Bull, e quindi questa è la differenza tra Red Bull e Ferrari a Jeddah. Forse Ferrari poteva permettersi una configurazione un po' più scarica, l'hanno già provata anche nelle prove libere, non ha funzionato e hanno deciso di tenere questa configurazione qui. E ora passiamo al secondo punto. Che gara abbiamo visto, ragazzi, stupenda. Al di là di tutto, Virtual City Car, City Car, che quello un po' non ci è piaciuto, però che bagarre tra Verstappen e Leclerc. Ma per tutta la gara abbiamo visto sempre questo scontro Red Bull-Ferrari, prima Leclerc vicino a Perez, poi Verstappen vicino a Leclerc e poi a fine gara Leclerc vicino a Verstappen. Se ogni gara è così, possiamo dire che questa stagione potrà essere anche migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Tutti si divertono, lo show aumenta, l'audience aumenta e quindi la Formula 1 ne trae solo vantaggio. Bellissimo anche vedere le dichiarazioni a fine gara tra Verstappen e Leclerc, che si sono divertiti tanto a correre, c'è rispetto tra i due in questo momento. Ovviamente più avanti, quando la lotta per il mondiale si farà più serrata, vedremo anche più frecciatine, una rivalità più accesa. Però è bello vedere in questo momento iniziale della stagione come i piloti si rispettano, scherzano anche tra di loro. Questa dimostrazione che al di là del pilota c'è una persona dietro, e questo non va mai scordato. Quindi grande vittoria di Verstappen, che ha tratto il massimo dalla sua monoposto. Devo dire che l'unico errore di Verstappen è stato quel bloccaggio che ha fatto nella prima parte di gara per avere il DRS, poi prima dell'ultima curva. Quel bloccaggio lì dove ha spiattellato le gomme, lì ha fatto un piccolo errore. Però al di là di quello ha gestito bene la gara e ha fatto una buonissima gara, ha tratto vantaggio dove poteva. Possiamo dire che la Virtual Safety Car ha avvantaggiato la Red Bull, ma la Safety Car ha avvantaggiato leggermente la Ferrari, perché grazie al pit stop Leclerc è riuscito a passare Perez e anche Verstappen, ma soprattutto Sainz è riuscito a passare Perez, ma poi parleremo anche di questa cosa. Grande seconda posizione di Leclerc, ragazzi, ha fatto una gara magistrale e penso che Leclerc abbia fatto davvero il massimo. Anche in primo settore guadagnava davvero tanto all'inizio su Perez, cercava di sfruttare al massimo le parti guidate per poi perdere su rettilineo. È riuscito a gestire anche di strategia quando avere il DRS, quando non averlo, per cercare di difendersi o attaccare Verstappen. Poi a fine gara la bandiera gialla nel primo settore, causata dal contatto tra Albon e Stroll, sicuramente non ha avvantaggiato Leclerc, che non ha avuto il DRS e quindi non ha potuto attaccare poi Verstappen, che ma comunque ha portato a casa tanti punti, una seconda posizione importantissima. E l'altra cosa, che ha mantenuto sempre la calma per tutta la gara. Verstappen secondo me avrebbe rischiato un po' di più magari a fine gara, esagerando e magari facendo un errore, mentre Leclerc si è tenuto a questa seconda posizione importantissima per il campionato, per cercare di vincere il mondiale. Buon terzo posto di Sainz, che ha fatto una buona gara, si dimostra uno step indietro rispetto a Leclerc. Peccato perché ha perso tantissimo con la Virtual Safety Car, è stato molto sfortunato. Non era della bagarre con Leclerc e Verstappen, però poteva essergli comunque più vicino. Buono che Sainz è riuscito a rimanere davanti a Perez e speriamo che riuscirà anche le prossime gare. Questo è molto importante in ottica campionato costruttori per la Ferrari. Ma grande Alpine anche in questa pista qua, che è una pista molto scarica. L'Alpine è riuscito ad andare molto forte anche di top speed. E bellissima la bagarre iniziale tra Alonso e Ocon, se ne sono date di santa ragione. Peccato poi per il problema che ha avuto anche Alonso, che ha dovuto ritirarsi. Però gran sesto posto di Ocon, un Alpine che si conferma molto competitiva, come abbiamo visto anche in Bahrain. Una McLaren in top 10, quella di Norris, l'altra si è ritirata. Abbiamo visto tanti ritirati in questa gara qui a Jeddah per problemi alla power unit, per esempio Tsunoda a inizio gara. Abbiamo visto anche nel corso della gara Ricciardo, Alonso, Bottas, vabbè, Latifi è andato a muro, Albon. Tra l'altro voglio anche sottolineare quello che è successo al pit stop tra Sainz e Perez. Sainz ha passato Perez perché era davanti alla linea bianca in uscita dalla pit lane, mentre Perez in quel momento era leggermente più indietro. La regola dice che chi è davanti a quella linea bianca ha la precedenza. Quindi Sainz doveva passare davanti in quel momento, ma Perez si è tenuto la posizione. In teoria era obbligato a ridare la posizione sotto safety car Perez, però l'ha ridata dopo la ripartenza. Questa è una cosa che non è stata investigata, però Ferrari deve ricordarsi di questo scenario, perché Red Bull ha giocato un po' borderline su questa cosa. E se Sainz avesse attaccato Verstappen alla ripartenza a safety car, beh, avremmo visto un'altra gara. Ovviamente con i 6 a mano si fa niente, però è una cosa da considerare. Ora arriviamo invece al terzo punto. Voglio dire una cosa che non mi è piaciuta in gara a Jeddah. Oltre alla pista che è troppo pericolosa, i cordoli alti, barriere molto vicine, velocità di punta troppo alte per un cittadino, cose che ormai sentiamo da dire da tanto tempo e che sono vere. Una cosa che non mi piace per niente, che ho detto anche l'anno scorso, è mettere il detection point per il DRS sul rettilineo prima dell'ultima curva. Poi succede quello che abbiamo visto con Verstappen, che cerca di avere il DRS, Leclerc uguale, tutti che rallentano prima dell'ultima curva, che nessuno vuole andare avanti per avere il DRS dopo. Se mettessero il detection point in uscita dell'ultima curva, quindi prima del rettilineo, lì sarebbe un punto strategico, perché così chi rallenta per avere il DRS poi va piano anche sul rettilineo stesso. In questo modo non vedremo tutti gli escamotage che si hanno per cercare di avere il DRS poi sul rettilineo. Tra l'altro è brutto vedere così tante zone DRS una attaccata all'altra, in punti in cui non si può sorpassare. Io Jeddah non la vorrei proprio vedere nel calendario, però se proprio bisogna fare delle modifiche perché rimarrà nel calendario ancora per qualche anno, beh, facciamole allora. Questo è tutto quello che avevo da dirvi sulla gara Jeddah. Fatemi sapere nei commenti chi secondo voi è favorito per la top 3 in Australia. Vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo di iscrivervi come sempre, attivare le notifiche per non perdere
perdervi nessun video. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo al prossimo video.